È il terzo anno che interpreto il personaggio di Quinziano, questo proconsole romano, un personaggio che incarna un potere molto forte e arrogante, seguace di una cultura pagana che non può permettere che una ragazzina come Agata gli si metta contro affermando di credere in un unico Dio e in Gesù Cristo, avvertendo in questa sua posizione un messaggio molto pericoloso, ecco, da un punto di vista rivoluzionario, perché si tratta del potere rivoluzionario dell'amore che si afferma attraverso le parole di Agata stessa, e questo Quinziano non lo può tollerare.